immagino che aveste già visto il programma nelle vecchie edizioni quando andava in onda. Ma che cosa si diceva di LOL tra i vostri conoscenti che fanno il vostro lavoro, chiaramente? Nel giro delle persone che fanno commedia, delle persone che fanno i comici, delle persone che fanno gli attori? Beh, io ho anche come un paio di amici che l'avevano fatto prima, e una volta parlando con è stato divertente perché parlando con Katia Olesa mi ha detto: ah madonna, ma chissà perché. Beh, io ero stato chiamato da pochi giorni e l'ho incrociata, cioè, ma che adesso, ma chissà perché non ti hanno ancora chiamato, non ti hanno chiamato? No, io no. E le avevo chiesto: ma a te com'è andata? Mi aveva raccontato un po' di cose, però ovviamente non mi ha detto granché. Però diceva che era molto divertente. Ok. Io quando ho saputo che avrei potuto fare LOL non ho più potuto parlare di LOL con nessuno. Sentivo l'ansia di dire: lo faccio, ma non mi ha chiamato. Prima non avevi mai parlato con nessuna delle persone che conoscevi? No, cioè, sì, però come dire, divertente, più da pubblico che non da colleghi. Cioè, non, per curiosità, non ti era venuto da collega ma com'è fare una cosa del genere senza un pubblico che ride o per finta o Non c'è no? stata, no, non c'è stata l'occasione, no. Ok. E quella componente lì non è più difficile? Cioè, non ti senti un po' più scemo con un pubblico? Beh, c'è il vantaggio che tu sai che gli altri hanno, come dire. Sì, però lo stesso poi la gag cade nel vuoto, no? Però visto che tanto ci capita spesso che la gag cada nel vuoto anche quando non abbiamo della gente davanti pagata per non ridere. Invece lì hai proprio della gente che è pagata per non ridere, per cui. Anzi, è ancora più interessante. Questa cosa la prendevate in considerazione quando vi siete preparati delle cose? Cioè, Sì. lì funzioneranno le stesse cose che funzionano in televisione, perché comunque è televisione, la gente lo guarda da casa, oppure No, lì magari. non, ma infatti lì non funzionano le stesse cose che funzionano in televisione. No, Cioè, il assolutamente no. pezzo comico difficilmente fa vittime. Le Ma vittime le mieti con l'uscita, infatti in rapporto. Le cose preparate sono le cose che forse hanno mietuto meno vittime rispetto alla battuta alla cagata estemporanea detta così o di Nino che gli sguincio. passi a fianco e che ti fa la battutina. Però comunque è una cosa che va in televisione, cioè poi l'obiettivo finale è far ridere il pubblico a casa in realtà. Poi lì c'è il montaggio che aiuta anche moltissimo, no? I piani d'ascolto anche, uno fa Ma ridere poi su una dipende anche come cosa, la prendi. Per eccetera. me l'obiettivo finale non era far vincere pubblico, far ridere pubblico a casa, era vincere la gara. Vincere. Sì, devo dire che, come dire, quando sei dentro non hai molto interesse per quello, perché poi insomma a quello penserà la produzione, in effetti. Pensi a far fuori quelli Sopravvivere. dentro. Sì, pensi a buttare fuori Sopravvivere. gente, a buttare fuori gente e sopravvivere. Mi sarei venduto mia sorella per far ridere qualcuno. No, io invece sono più romantica, io ho giocato per giocare. Non sono competitiva. Vuoi dire quella della sabbia adesso? No. No, davvero. Ma a prescindere dal fatto che chiaramente c'è tutta la difficoltà di non dover ridere che crea poi una voglia di ridere, cos'è che fa ridere le persone che fanno ridere di lavoro? Le scoregge. Cioè, la cosa più bassa in assoluto? Sì, questa è Le la prima cose che stupide. gli piace a lui, quindi Cose se stupide. scorregge. Cose stupide fatte bene col tempo giusto. Sì. Prot. Adesso. Esatto. Sarebbe stata la chiusa. Solitamente lavorare con una persona che è molto brava, che ha i tempi giusti, poi ti aiuta anche a te a essere più divertente. Invece lavorarci contro una persona che ha i tempi giusti ed è molto brava, che però non ti ride a quello che stai facendo, che non ti dà una Era mano. divertente quando ti ritrovavi dentro magari a fare la spalla di qualcuno. A me è successo con Fabio, mi è successo con Brenda. E devi stare attento perché fai la spalla e molto spesso il rischio è di entrare nel gioco che ti scappi a te da ridere delle cose che stai facendo tu. E quindi quello è complicato. Va bene, a posto. Grazie. 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 Grazie mille.